nel 2019 partiamo da qui, su per giù a quest'ora, perché i cancelli aprono sempre alle 6:30, ma per il nostro cammino lungo sulla via di Francesco, da Roma, 480 km. Oggi partiamo sempre sulla via di Francesco, ma verso Ravarecchia, sono solo 110 km. Scusi, ma dove sta andando? Oh, dici a me? Direi. Iscrivermi al canale. Ah, sì? Fatelo anche voi, aiutateci a farlo crescere. È gratis. E sei tu, gratis? Tutti in cammino. In cammino. Dimmi, che effetto ti fa di fare un pezzettino del cammino di Francesco? È come trovare un vecchio amico. Però non affezionati. Stavo parlando un pochino del cammino. Non affezionarti troppo perché no. Dobbiamo deviare noi. Lo so. E te? Sì, è un po' strano perché poi sono arrivato alla foresteria, sono salito alla Beccia e sapevo già dove andare, dove passare. Io sono direttamente in camerata a momenti, poi ho detto ad andare a consegnare i documenti all'accettazione e per cui vai a consegnare i documenti. Vabbè, adesso continuiamo a scendere. Oggi è previsti circa 900 metri di salita e altrettanti di discesa, per cui deve essere un su e giù lungo un crinale e cammineremo quasi sempre intorno ai 1000 metri d'altezza. Stare al fresco, c'è anche ventoso sul crinale, staremo al freddo, altro che al fresco, perché c'è un bel vento. No. Oh, c'è il vento, oppure qualcuno potrebbe dire che è la foresta che ci sta parlando. La foresta che ci è mancata ieri, perché accidenti, mamma la strada. Mia. Nonostante fosse nel verde, la strada in salita sterrata era tutta al sole. Buongiorno, dai, tu è in cammino. Yeah. La giornata è ventosissima. Wow. Ok, dove stiamo andando oggi? Il nostro San Francesco, Rimini, Laverna, direzione Rimini. Direzione Rimini. Qui è il punto esatto in cui la via di Francesco e il cammino di Francesco in Valmarecchia divergono. Sì. Perché la via di Francesco ora scenderà giù a Pieve Santo Stefano in 2 ore e 50, mentre noi saliremo. Su Monte Calvano c'è un bel prato per il picnic. Che meraviglia! Si sta presentando molto bene questa via di Francesco Valmarecchia. Rimini Laverna fatta al contrario. Tra l'altro questo prato in discesa è molto simile al prato che c'è, mi sembra, al Poggiolino dei Venti, sull'altra via di Francesco che va giù, che va verso Assisi. Allora, questa è la prima fonte che si incontra sul percorso, però purtroppo, come vedete, è ridotto proprio ai minimi termini il flusso d'acqua, però qualcosina c'è. Comunque non c'è traccia di asfalto, non so che strada abbiamo fatto i ragazzi ieri, perché a Laverna abbiamo incontrato 5 ragazzi che hanno fatto il cammino di San Francesco in Valmarecchia, però da Rimini a Laverna. E ci hanno detto che l'ultima tappa ha fatto 10 km di asfalto. Però io anche dalla mappa non li vedo 10 km di asfalto. Chissà che strada hanno fatto, sì. Siamo nella riserva naturale dell'Alta Valle del Tevere e del Monte Nero, mi pare. E noi andiamo di qua. Siamo al passo delle guarancele, qualsiasi cosa siano o chiunque fossero. Ma alla fine com'è? Buono. Molto buono. È buono. Yam, questo. Yam. Questo è buono. Sì. Sì.
Ecco, questo venticello bello fresco l'avremmo gradito molto ieri. E non oggi che arriviamo a un orario decoroso a un albergo con la piscina. Perché se fa freddo, e chi ci va in piscina? I pinguini. Di nuovo in Romea, siamo a Poggio dei Tre Vescovi, dentro una nuvola e scappano le gocce, sta piovendo, vabbè, e noi continuiamo di qua adesso. E poi io mi chiedo, ma cosa ci saranno oggi a fare i Tre Vescovi a quel cavolo di Poggio che non c'è niente, non si vede niente, c'è la nuvola e piove, va e si cade. Il sole a far brillare tutti gli arbusti bagnati. Vediamo come va. Qui il vento comunque scuote l'acqua dalle foglie, è come se stesse continuando a piovere. Guardate quest'albero che ha continuato a sorreggere il suo compagno anche dopo un lungo tempo dalla sua morte. Manca tutta la parte sotto. Mi fa pensare alla chiusura di Nulla di Nuovo sul fronte occidentale. Vedi che sto clima qui, il vento, la pioggia, ti mette un po' di malinconia, di tristezza. Pensiamo alla piscina, va? È tornato il sole e ci stiamo dirigendo verso il Monte Coronaro, dove ci sarà una bella salita e dovrebbe esserci anche un bar. Spesso e volentieri ci si trova a fare affidamento alla segnaletica del carico alla bianca e rossa e alle varie tabelle per le varie località che toccate al cammino. Uno basta sapere dove deve andare e usa quelli. Se, così pochi cartelli che uno potrebbe pensare, cavolo, mi sono perso. Però avendo le tracce GPS eravamo sicuri di essere sul percorso giusto. Però comincio a capire come abbiamo fatto magari perché i ragazzi l'altro giorno si siamo persi. Sì, c'è una strada che stiamo percorrendo, però sembra tutto selvaggio, non si vede nulla, case, niente. Però il paesaggio è assolutamente, non so, desolato. Questi culli di sabbia messa allo scoperto dall'erosione, dal vento, dall'acqua. Vedete tutti i canaletti scavati dall'acqua quando piove. Strano. E poi c'è l'asfalto. Però siamo a circa 900 metri di altezza, qui non fa caldissimo anche al sole. Siamo arrivati a Monte Coronaro. E oggi per pura combinazione è l'ultimo giorno della festa di mezz'estate, sotto c'era il menù, stiamo pensando a cosa ordinare. Lasciamo la sagra e ora come faremo a fare gli ultimi 5-8 km con 350 metri di salita dopo aver mangiato? Maremma, vai a bere il caffè, va? Siamo accorti a Monte Coronaro lì alla sagra, perché le tovagliette della sagra, sapete che hanno gli sponsor di solito, e la sigla della provincia era Forlì Cesena, per cui stamattina eravamo in Toscana a Laverna e abbiamo attraversato il confine, non sappiamo bene in che punto, perché a differenza della Via degli Dei qui non c'è nessun cippo confinario, per cui in qualche punto mi hanno lasciato la Toscana.
ostacolo, siamo quasi arrivati, la salita è quasi finita, fra un po' rimane solo la discesa in paese per Balze di Verghereto, che è là sotto. Sul conto di quanti di questi cancelli ho aperto e chiuso, e uno ci sono stati anche inseguiti dei maremmani, vero? Vedo là sotto quello dove essere Balze, la nostra meta odierna. Ed ecco Balze di Verghereto in tutto il suo splendore. Notate il sole che splende perché siamo per arrivare all'albergo con piscina, per cui faremo il bagno, vero? Ed eccoci arrivati, abbiamo prenotato all'albergo maledetto di Balze di Verghereto. Cosa stai dicendo? Abbiamo prenotato il Bella Vista, c'è anche la piscina, ma andiamo. Non è questo? Via. No, via, vai. Rimini 68 km, noi invece ci mettiamo 90. Invece se dobbiamo andare a smaltire degli abeti, dobbiamo fare 4 km fino a Monte Fumaiolo per buttarli al dirupo. La chiesa di Balze e qui c'è il nostro albergo, ristorante Bella Vista con piscina, però guardate che giornata, cioè,